oggi visiteremo insieme Arco, siamo in provincia di Trento e questa sarà una puntata molto natalizia, perché questo viaggio sarà insomma legato anche molto ai mercatini, perché come sapete Arco è uno dei luoghi dove si viene a cercare l'oggetto da mettere sotto l'albero. Sarà un weekend molto interessante con tanti luoghi da scoprire, ma vi dico di più tra poco. Siamo nel centro storico di Arco, che secondo quanto testimoniano i ritrovamenti di alcuni reperti archeologici, ha origini molto più antiche dell'età medievale. Sembra che il nome del paese derivi da Arx, che significa fortezza. La notizia certa è che il castello esisteva già dall'anno 1000. Prima di andare a scoprire gli altri luoghi da non perdere in città, facciamo una passeggiata nella zona più antica del paese. È molto piacevole perdersi nelle stradine e nei vicoli che nel periodo natalizio sono addobbate con presepi di ogni dimensione e fattura, anche particolarissimi. Il nostro weekend ad Arco inizierà nella parte più storica, nel borgo di Stranfora, che è quello più antico. Faremo una passeggiata tra i vicoli di questo luogo e poi andremo a visitare anche il castello, che è davvero suggestivo. Poi per finire la nostra giornata andremo a fare una bella passeggiata tra i mercatini, che fino al 6 gennaio rendono questo luogo ancora più magico. Io sono pronta, iniziate con me questo weekend. Proprio accanto al borgo più antico di Arco potete vedere un altro luogo che merita davvero. Si tratta dell'Arboreto, un giardino creato dall'arciduca Alberto d'Asburgo, cugino dell'imperatore Francesco Giuseppe. In questo parco potete vedere delle piante che provengono da tutto il mondo, anche piante che di solito vivono a climi miti. Infatti Arco, proprio per la vicinanza col lago di Garda, permette di godere di un clima davvero mediterraneo e qui potete trovare limoni, le palme, come vedete, e anche altre piante che appunto vengono da tutto il mondo. Fatevi una bella passeggiata perché questo luogo è davvero meraviglioso. E ora dal centro storico ci dirigiamo al castello, che intorno alla fine del XV secolo era un piccolo villaggio fortificato, uno dei più grandi di tutto il Trentino. Se venite ad Arco non potete perdere una visita al castello, che da tempo immemore domina il paese ed è sicuramente un luogo molto suggestivo. Fate una passeggiata, non fermatevi solo al Giardino della Lizza, perché il castello è quasi interamente visitabile. È un'antica rocca di cui si può vedere una bellissima sala affrescata, una stanza delle prigioni, la Torre Renghiera e la Torre Maestra. Andiamo a vederlo insieme. Pensate come poteva essere un tempo, queste erano le cisterne che servivano per incamerare l'acqua che poi serviva ad approvvigionare il castello. Questa invece era la torre grande o palazzo, quindi si vede anche benissimo, anche se insomma sono rimasti solo dei resti, ma questa era la zona abitata di questo castello. E poi con un'altra bella passeggiata si raggiunge la Torre Renghiera, il punto più alto di questo castello. Da qui il panorama è meraviglioso sul lago di Garda, il bacino lacustre più grande d'Italia. Il castello un tempo era una vera città nella città. Poi all'inizio del Settecento si segna il declino della rocca con il bombardamento del generale francese Vendôme, che distrusse molti castelli della zona. Un luogo di cui rimangono ancora alcuni resti e che stupisce i visitatori che da lassù possono godere dei paesaggi bellissimi.
Ma ora ritorniamo in centro ad Arco, siamo pronti per fare il nostro giro tra i mercatini. E con un buon bicchiere di vin brûlé iniziamo il nostro giro ai mercatini di Arco. Andremo a scoprire quali sono gli oggetti che si possono acquistare e anche qualche tipicità gastronomica, perché qui si viene anche per assaggiare quello che di buono offre il Trentino. Inizia il nostro viaggio tra i giocattoli, i dolci, i vini e i liquori. Le casette di Arco offrono tante alternative per mettere sotto l'albero qualche pensiero originale. L'atmosfera dei mercatini di Arco, Andrea, è sempre suggestiva, perché qui il Natale sembra che insomma abbia una valenza più forte. È bello vedere tutta questa gente che sta cercando qualche regalo da mettere sotto l'albero, anche perché questo in Trentino è sicuramente uno dei mercati più antichi. Esatto, esatto. Il nostro è uno dei mercatini più antichi del Trentino. Quest'anno compiamo 22 anni e sono 22 anni che tutti gli inverni ci impegniamo per dare quel qualcosa in più alla nostra città. Riusciamo ad ampliare, diciamo, la stagionalità, e questo credo che sia un fattore importante, insomma, per Arco e per tutti gli ospiti che vengono a trovarci. È un bellissimo progetto e passeggiare, vi assicuro, per questi mercatini è piacevole, perché la temperatura è mite. Insomma, c'è questa particolarità qui ad Arco, che la vicinanza col lago di Garda rende insomma il luogo anche piacevole in inverno, e passeggiando insomma si possono trovare dei prodotti tanti, diversi. Quali sono? Esatto, esatto. Abbiamo tantissimi prodotti tipici del territorio, abbiamo oggettistica di vario genere, abbiamo oggettistica natalizia. No, guarda che abbiamo belli gli asini che passano. Abbiamo diverse aziende agricole. Abbiamo prodotti tipici del territorio come la carne salata, il gnocco boemo, abbiamo i formaggi, i salumi, insomma qui veramente. Qui si viene anche per gustare tante tipicità, insomma comprare qualche oggetto ma anche assaggiare i prodotti. Esatto, esatto, qua si viene a scoprire un po' il Trentino. Qua si scopre il Trentino veramente com'è, perché l'atmosfera è piacevole, l'atmosfera è quella di noi trentini, magari un po' chiusi all'inizio, però che dopo, una volta che conoscono l'ospite, si aprono e cercano di dare il meglio di loro, insomma. Prima passavano, anzi stanno passando ancora degli asini, perché poi sono tante anche le iniziative collaterali a questo evento, quindi insomma ne pensate tante in questi weekend. I mercatini vanno avanti fino al 6 di gennaio, quindi esatto, diversi giorni per poter vivere questa atmosfera. Esatto, abbiamo tantissime manifestazioni all'interno del mercatino, sono più di 100 in 30 giorni. Quindi c'è veramente tanto da divertirsi. Abbiamo delle attrazioni come la fattoria degli animali, come avete visto gli asinelli, abbiamo il trenino, abbiamo diverse serate a tema, quindi abbiamo la serata di Aspettando il Capodanno, che anche lì verranno molti artisti di strada e ci saranno diversi concerti all'interno del centro storico. Avremo Aspettando la Befana il giorno del 6 gennaio, con una giornata dedicata ai bambini, quindi veramente tanti appuntamenti per tutte le famiglie. Sì, infatti anche insomma, le persone che possono venire sono un po' tutte, perché va bene sia per una famiglia sia per una coppia che vuole fare un weekend un po' diverso, insomma per i bambini sicuramente. Esatto, esatto, specialmente per i bambini credo che sia il posto ideale, perché le attrazioni sono veramente moltissime. E per quello che riguarda le famiglie, il Garda Trentino è il posto ideale, perché comunque c'è la possibilità anche di scoprire altre chicche del territorio. Mi piace ricordare il Borgo di Canale, perché è qua proprio vicino, è uno tra i borghi più belli d'Italia. Abbiamo comunque Riva del Garda, che è una meta molto, molto ambita e che in un attimo si raggiunge. Ci sono i mercatini di Rango, molto interessanti anche quelli, quindi veramente uno che scopre il Garda Trentino può vivere un'esperienza. E ora andiamo a scoprire le numerose ricette e le tipicità gastronomiche del Trentino. Venite con me, perché qui c'è anche molto da assaggiare. Gnocco boemo, andiamo a scoprire che cos'è.
Ciao, ti posso disturbare? Mi Prego. Racconti che cos'è questo gnocco boemo che so essere una tipicità che si può assaggiare? La tradizione deriva dal fatto che qua era zona di guerra, quando c'è stata la prima guerra mondiale, e essendo zona di confine, tutta la Val di Ledro e altre zone del Trentino sono state tutte deportate in Repubblica Ceca. Noi in particolare siamo andati in Boemia, proprio anche i miei nonni sono andati in Boemia, e niente, tornando indietro da questo viaggio hanno portato alcuni piatti. Qua c'è un libro che racconta la storia. Che bello. E qua abbiamo mio nonno, che praticamente sarebbe questo qua, esatto, che lui all'epoca faceva i chiodi delle scarpe, dunque chuaroi, e dopo, tornando indietro, tutti quanti quelli della Val di Ledro hanno portato alcuni di questi piatti. Dunque adesso noi abbiamo questo piatto tipico da più di 100 anni. Che ovviamente va assaggiato, non posso andare via senza assaggiarlo. La ricetta è una pasta di pane con dentro marmellate di prugna. Si può trovare in Val di Ledro anche proprio con la prugna intera, proprio. E poi adesso lo serviamo come viene servito normalmente, ovvero il classico pane grattato. Ci mettiamo il burro fuso, la differenza è che noi il burro fuso non ci mettiamo la salvia, invece alcuni lo fanno proprio come un primo piatto, noi invece lo avviciniamo quasi a un dolce. Però l'abbinamento praticamente tra il burro fuso, la cannella e i semi di papavero fa sì che diventi quasi un primo. Attenzione che caldo. Mi hanno detto che lei produce il miglior miele del Trentino. È vero, quest'anno siamo stati premiati col miele di acacia come miglior miele del Trentino e abbiamo preso l'eccellenza proprio sabato scorso. Dove lo producete? Allora siamo nella Giugastoro, nella Val del Chiese, e abbiamo la nostra azienda che è a conduzione familiare, dove c'è il figlio che è titolare dell'azienda e collaboriamo io e la moglie. E perché è così buono? È buono perché viene innanzitutto in una zona dove non ci sono contaminazioni, per cui viene un miele che è pulito, sano, insomma. E qui ai mercatini di Arco si può passare ad assaggiarlo e ad acquistarlo, magari per metterlo sotto l'albero. Certamente, vi aspetto volentieri. Grazie. Andrea, che cosa sono gli Strauben? Ah, gli Strauben non è altro che un dolce fatto con una pastella di farina, latte, uova, zucchero, lievito, una pastella semplice, fritta tramite un imbuto che viene messa appunto nell'olio. Anche questa è una tradizione antica? Sì, 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 sì. Come nasce? Diciamo in Austria, in Trentino Alto Adige, appunto, vengono chiamati anche Straboi. E generalmente l'usanza è servirli con la marmellata di mirtillo rosso. Diciamo che Strauben, marmellata di mirtillo rosso, è il top. Ne fai uno da assaggiare? Sì. Ah, con l'imbuto, eccolo lì. Non facciamo altro che mettere la pastella nell'imbuto. Tipo spirale? Tipo spirale. Questo è un dolce molto, molto ricercato, è una cosa che va tantissimo. In ultima non facciamo altro che dare una spolveratina così di zucchero vero al nostro Strauben, così, e diamo una bella scucchiaiata così di marmellata di mirtillo rosso. Eccolo qua. Meraviglioso. Pronti? Pronto per essere mangiato. Si va mangiato con le mani, noi lo mangiamo con le mani, assolutamente. Eh sì.
ma sarebbe la cosa più comoda comunque mangiarla con le mani, perché con le forchette, anche perché è molto semplice. Piace? Molto. Questo weekend siamo in Trentino e stiamo visitando il paese di Arco, un bel centro di montagna famoso anche per i mercatini natalizi che sono tra i più storici della regione. In questo viaggio abbiamo cominciato con la scoperta del centro, siamo saliti fino al castello e poi abbiamo iniziato il nostro giro tra le casette di legno dei mercatini di Natale per cercare qualche idea regalo da mettere sotto l'albero. Ora vediamo qui che cosa c'è. Parampampoli, che cos'è? Allora, questo è il parampampoli, è un liquore che viene servito caldo alla fiamma e viene fatto al Crucolo in Valsugana. E, che cosa c'è dentro? È un distillato di vino, zucchero, miele e caffè, e aromi naturali. Ecco qua, pronto. Eccolo. L'assaggio, wow! Buono! Piace, dolce? Buono, sì, dolce. Tanti aromi. Ad Arco durante i mercatini davvero si respira un clima natalizio meraviglioso, c'è tanto da acquistare, tanto da assaggiare, veramente il Trentino che potete visitare anche passeggiando semplicemente in questo luogo che è veramente molto molto bello. E qui c'è lo strudel, non possiamo non assaggiarlo. Ciao! Ecco, ciao, ciao! Ti posso disturbare per chiederti certo, come si fa questo certo. Dolce meraviglioso? Certo, questo è lo strudel che facciamo noi, siamo una pasticceria, facciamo dolci da più di 30 anni. Questo è un classico strudel trentino, viene fatto con le mele golden della Vallagarina in questo caso. Dopo c'è anche un po' di uvetta, sultanina, un po' di pinoli, viene aggiunta anche un po' di spezie, di cannella, leggera, noi la usiamo leggera, e dopo usiamo la pasta sfoglia. Grazie! Questo è lo strudel. Wow! Wow, siamo pronti per questo strudel. Buono? Caldo, buonissimo. Si sente la mela, la cannella poco. Buono. Bellissima questa idea di passeggiare con gli asini in questo luogo che è molto molto bello, soprattutto appunto durante il Natale con questa atmosfera. E com'è l'iniziativa? Voi venite da Norcia, così? Sì, noi dal 2011 che siamo la prima volta venimmo invitati, poi abbiamo proseguito. Adesso oltre agli asini ci sta anche lo stand dei prodotti tipici di Norcia che servono il ricavato, una parte va anche a Norcia, al consorzio We Are Norcia che cerca di promuovere iniziative per il territorio. E una particolarità è anche quella di fare una passeggiata in un presepe sicuramente diverso, realizzato dall'associazione Gruppo Costruttori d'Arco, che permette di vedere alcuni punti di questa cittadina. Quindi passeggiando qui potete vedere alcuni luoghi che poi vedete fuori andando a farvi una bella passeggiata ad Arco.
visitate il Trentino dovete anche sedervi a tavola per assaggiare una delle tipicità gastronomiche, perché qui sono davvero tante le ricette da provare e anche tanti piatti che hanno origini antiche, sono sostanziosi e molto buoni. Che cosa ci prepari oggi, Nicola? Allora, oggi prepariamo un piatto tipico della zona, che sono strangole a preti alla Trentina. Come si fanno? Praticamente prendiamo il pane, pane vecchio, e lo tagliamo a cubetti. E poi aggiungiamo un po' di latte tiepido, lo lasciamo un po' in ammollo per qualche minuto. Nel frattempo prepariamo il resto. Vai, fallo pure. Sono un vuoi. Po' di erbette. Poi come si serve? Si serve con un po' di grana trentino, e salvia e burro fuso. Quante se ne servono? Una porzione, quante palline sono? 12 palline, 10, dipende dalle misure che facciamo. Solitamente sono 12. In questo ristorante sono tante le tipicità gastronomiche da assaggiare. Alla Lega non è solo il luogo giusto per gli amanti della tavola, ma anche un locale storico con stanze arredate con gusto dove soggiornare. Noi abbiamo il privilegio di cenare in una delle sale più antiche e anche qui c'è tanto da raccontare. Dove noi stiamo mangiando era il luogo dove tenevano le derrate. In pratica la Lega Contadini, che nasce verso la fine dell'Ottocento, così questo gruppo di contadini che si riuniscono e fanno gli acquisti insieme, per cui le sementi piuttosto che le patate, queste cose venivano acquistate da un unico socio, il quale le custodiva in questo locale che era fresco e poi le distribuiva a tutti gli altri colleghi. Qui avvenivano anche le compravendite delle carni. Bravo. Ma quella degli animali era simpatica, perché avveniva in pratica con le due figure, il venditore e il compratore, e il censeur, che era un mediatore, ed era un signore che si presentava in modo particolare con cappello, fazzoletto e bastone in mano, e si metteva fra i due contendenti e raggiungeva lo scopo al momento in cui riusciva a far riunire le due mani. Dopo parecchi tentativi, per cui cominciava anche, innanzitutto prendeva prima la trippa e un litro di vino bianco, che era la cosa più importante. Che serviva per l'accordo. E chiaramente il vino bianco scaldava un po' gli animi e cominciavano a discutere, più o meno, e poi quando lui raggiungeva l'obiettivo di far congiungere le due mani, aveva raggiunto lo scopo. Grazie Nicola, sono proprio curiosa. Grazie mille, guarda che spettacolo. Li assaggio. Buone, complimenti. Grazie. Grazie. E ora qualche evento da non perdere ad Arco. Rockmaster Festival c'è tra luglio e agosto. Arco in Vintage è ad agosto. Arco Bonsai c'è ad aprile. Arco Zen il secondo fine settimana di maggio.